Sono 80 gli studenti più meritevoli dell'anno scolastico 2012-2013 iscritti agli istituti superiori di secondo grado della provincia di Salerno che hanno ricevuto questa mattina un attestato ed una borsa di studio di 625 euro. A premiarli il presidente della provincia, Antonio Iannone, insieme al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Renato Pagliara. I giovani più meritevoli sono stati scelti dal proprio dirigente scolastico di riferimento. Una soddisfazione morale per questi studenti che trascorrono gran parte del loro tempo a disposizione sui libri. La consegna delle borse di studio, come dicevamo, si è svolta stamani nel Salone Bottiglieri della provincia, alla presenza degli studenti, dei loro genitori, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Voluto istituire questo premio per dare ai ragazzi più bravi un segno tangibile dell'attenzione dell'istituzione provincia che è competente per le scuole medie superiori. Crediamo nella filosofia del merito, credo sia importante dire a questi ragazzi che si possono raccogliere delle grandi soddisfazioni morali e conferiamo anche una borsa di studio di 625 euro che in questi momenti di difficoltà economica per le famiglie certamente rappresentano un aiuto per lo studio, ma noi vogliamo fare in modo che questi ragazzi, che sono i più bravi della nostra provincia, rappresentino anche un modello positivo per gli altri compagni e che diano la chiara sensazione che si possono attivare delle gare in senso positivo, perché quello di cui ha bisogno la nostra società è soprattutto di merito ed è soprattutto la necessità di avere dei ragazzi che credono nel proprio futuro.